Vi è mai capitato di leggere o sentire frasi come questa? I giapponesi sono un popolo razzista. Per i giapponesi sei e sarai sempre un gaijin, ovvero uno straniero. È impossibile integrarsi nella società giapponese se non rinunci a tutto quello che vuol dire essere italiano. Già nel nostro video dei 10 motivi per vivere in Giappone abbiamo brevemente affrontato questa questione, ma visto che in molti ce l'avete chiesto, abbiamo deciso di fare un video dettagliato proprio su tale argomento, ovvero com'è essere un gaijin in Giappone. Se deciderai di vivere in Giappone, molto probabilmente finirai per incontrare degli italiani che si lamentano del fatto che si sentono gaijin tutta la vita. Ovvero affermano che indipendentemente dal loro stato sociale o da quanti anni hanno vissuto in Giappone, per i giapponesi gli stranieri sono e saranno per sempre comunque dei fuori casta e non saranno mai considerati ai pari dei giapponesi o parte reale di questa società. Secondo la nostra personale esperienza, non è esattamente così. È vero che ci sono alcuni casi in cui questa differenza si sente, ed è soprattutto sul piano burocratico. Facciamo un esempio. Se volete aprire un conto in banca, potrebbe non essere una cosa così semplice per gli stranieri. Potreste anche avere dei problemi nel richiedere una carta di credito o pagare la merce a rate dal vostro conto in banca. Questo perché stiamo parlando di un sistema molto complesso e abituato in modo quasi meccanico a fare le cose con regole ben precise. Regole che spesso non possono seguire quando si ritrovano ad avere a che fare con degli stranieri, dal momento che a livello burocratico ci sono varie differenze. Il vostro nome non sarà scritto con caratteri giapponesi, la vostra carta d'identità sarà diversa da quella di un giapponese e così via. Quindi, anche se avete il permesso di soggiorno, persino quello permanente, da questo punto di vista non siete giapponesi e di conseguenza in questo contesto non sarete e non potrete mai essere trattati come tali. Tuttavia, queste sono difficoltà che l'italiano e qualsiasi altro straniero deve a suo malgrado accettare, perché deve anche considerare che se il Giappone funziona e riesce a funzionare così bene, è forse perché alla base c'è un sistema molto rigido e meccanizzato, a differenza di disfunzioni di cui spesso ci lamentiamo in Italia, che possiamo anche chiamare l'ufficio complicazioni affari semplici, perché noi di burocrazia non siamo secondi a nessuno. Che si possa migliorarlo è ovvio, ma non sta di certo a noi criticarlo. Da straniero dovresti cercare di adattarti ed andare incontro al sistema, perché comunque sei tu lo straniero in questo paese. E vivere in Giappone significa anche godersi i privilegi che questo ti sta offrendo. Facciamo un esempio: le metropolitane sono puntuali. Ciò avviene perché i passeggeri, quando aspettano il treno, si mettono ordinatamente in fila nelle zone assegnate per salire. E in più, chi sta sul treno lascia passare o addirittura scende per lasciar passare chi invece deve scendere. Ciò fa sì che i tempi per salire e scendere dal treno siano molto precisi e limitati, permettendo ai treni di essere puntuali. Quindi tu, straniero, che stai godendo di questo servizio metro, devi adattarti a ciò per cercare di integrarti in questo paese. Questo è un esempio su mille, ma forse è uno dei più facili da comprendere. I treni giapponesi sono puntuali perché i giapponesi ci tengono a non far perdere tempo alla vettura nel rispetto delle altre persone. Ad ogni modo, vista in questa prospettiva la necessità di adattamento, che non vale solo in Giappone, ma in qualsiasi paese straniero tu voglia viaggiare o trasferirti, non ti renderà la vita un inferno, ma anzi ti permetterà di apprezzare di più i benefici che questo sistema ti sta offrendo. A livello sociale, invece, integrarti in Giappone dipende da come ti poni. È ovvio che può capitarti di incontrare anche quel giapponese chiuso o razzista. Ovviamente esistono persone più aperte e persone che lo sono meno, anche in Giappone, come da noi d'altronde, perché una situazione così potrebbe capitarvi dovunque nel mondo. Tuttavia, in generale, la società giapponese non ha nulla contro gli stranieri, anzi, vogliono mostrare loro il bello del Giappone e sono contenti di integrarli. Però è ovvio che tutto quello che abbiamo detto dipende da come ti poni. Per esempio, se cerchi di essere educato e composto, tutto sarà più facile. E non saranno solo le parole che usi o la padronanza della lingua, ma un insieme di fattori che partono proprio da cosa senti dentro. Perché se si comincia col preconcetto "non riuscirò mai a integrarmi in Giappone" o "i giapponesi sono razzisti", questa cosa trasparirà dal tuo sguardo, a prescindere dalle più o meno gentili parole che userai. Se vieni in Giappone, arrivi e pretendi le cose all'italiana, non le avrai, perché i giapponesi nella loro testa penseranno "siamo in Giappone e le cose si fanno alla giapponese". Tutto ciò crea un contrasto che finisce per far sentire alcuni stranieri distaccati e al di fuori della società. Se invece decidi di andare incontro a livello lavorativo e sentimentale, ti sentirai parte della società. Poi, ovviamente, i maleducati esistono anche in Giappone, ma dipende tutto dall'educazione di quella singola persona che ci si trova davanti, come succede in tutto il mondo. E quindi, non con una persona maleducatissima o educatissima, la reazione di questo giapponese sarà pari a quella che tu gli offri. Se tu arrivi arrogante, lui sarà freddo o addirittura ostile. Al contrario, se sarai educato gentile, lui sarà più socievole e accogliente. Quindi, com'è essere gaijin in Giappone?
Tu sarai Gaijin finché vorrai essere Gaijin. Se tu ti comporti da Gaijin, vorrai le cose come nel tuo paese, allora sarai Gaijin in Giappone, nella sua descrizione più negativa, o in qualsiasi altro paese del mondo, se parti con questo atteggiamento. Se invece ti comporti educatamente e cerchi di adeguarti, in Giappone sarai un Gaijin che vive in Giappone, quindi qualcuno che porta una cultura diversa, ma che si è integrato in questo paese con i suoi grandi pro e qualche contro, tipo quello burocratico di cui abbiamo parlato prima. Più tenterai di venire incontro a questo paese o a qualsiasi paese straniero in cui ti troverai e a trattare con rispetto le altre persone, a rispettare le leggi e le istituzioni, più sarai integrato e potrai trasferirti in modo facile e veloce. Come in Italia noi vogliamo che gli stranieri accettino e rispettino la nostra cultura, tradizione, istituzione, il Giappone non è da meno, è esattamente identico. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e se vi va, condividete questo video.